Porte Solidarietà insieme sabato prossimo a Terra Nuova. Lo stadio comunale ospiterà infatti una partita di beneficenza nella quale le vecchie glorie della Fiorentina sfideranno i rappresentanti di Zona Franca con incasso in beneficenza al progetto Corazon Rachele, che raccoglie fondi per i genitori di bambini lungodegenti degli ospedali pediatrici. Appuntamento alle 17.30. Una donazione che noi facciamo ai genitori che, stando dietro ai figlioli per vari problemi, lascia il lavoro. Io parlo sempre per esperienza mia, perché io sono stato 6 mesi a Massa, all'ospedale del cuore, dove con la mia figliola, insomma, per un problema cardiaco sono stato lì 6 mesi. Niente, ho lasciato il lavoro, ho provato diversi disagi nel star fuori 6 mesi da casa, sicché poi ho detto, ma che finito il tutto, ho detto mettiamoci insomma un po' in affa, un po' di beneficenza. Ho parlato con Alberto Checchi, che è un rappresentante di Zona Franca, dove loro fanno eventi su musicali, insomma, qui in Val d'Arno, e niente, ho detto ma perché non fare insomma negli eventi loro, infilarci in Corazon Rachele. Siamo pronti a passare una bella giornata, non chiaramente a neanche provare di combattere o competere con delle vecchie glorie, da vecchie glorie del calcio dilettantistico, quindi siamo pronti a fare una cosa che sentiamo bella, la sentiamo veramente bella per le finalità e per le modalità con cui viene fatta, quindi questo ci piace e ci rende orgogliosi e fieri di fare questa giornata, insomma. Dopo la gara, cena in Piazza della Repubblica e tombola tra i partecipanti.